Grazie, buongiorno a tutti. Io prendo pochissimo tempo perché ci sono tante cose da fare nel pomeriggio. Volevo ringraziare tutti per la collaborazione e per l'apporto dato all'eccellente riuscita, mi sembra, si possa dire, di questo corso di chimica, che anche poi all'esterno del corso ufficiale per i docenti e invece all'interno del gruppo delle persone che si sono occupate di organizzare questo corso, ha portato attraverso questi contatti continui a elaborare anche delle proposte, delle strategie un pochino diverse da quelle che abbiamo perseguito fino adesso, e di cui poi avremo tempo di parlare più avanti, e vi accennerà la dottoressa Pezzola. Quindi io chiudo ringraziando tutti, Francesca, Luigi, Donatella, Carmen e tutte le insegnanti che hanno frequentato le lezioni con assiduità e interesse e che si sono anche rese disponibili a preparare i lavori che vediamo oggi. Grazie di nuovo, dottoressa. Ecco, mi unisco alle parole del Presidente nel ringraziare tutti voi per l'assiduità e per la grande partecipazione con cui avete seguito queste lezioni. Ringraziamo sia il gruppo dei formatori, tutti i relatori e appunto i tutor, e ringraziamo voi prima di tutto. Quest'anno, forse vi sarete accorti, per chi soprattutto ha già seguito anche le precedenti edizioni, quest'anno è stato un anno un po' particolare, nel senso che come Polo di Milano, nell'ambito del progetto I Lincei per la Scuola, in collaborazione anche con la dottoressa Marta Zecca, che oggi è qui collegata, che è sempre stata un po' dietro alle quinte, ma che ci tengo a ringraziare in modo del tutto particolare, abbiamo avviato una strategia, un'autoriflessione su ciò che vogliamo essere come Polo di Milano, sia per quel che riguarda l'erogazione di contenuti specifici, in questo caso la chimica, sia per quel che riguarda le modalità con le quali vorremmo, appunto proporre le iniziative di formazione permanente. Senza che voi lo sapeste, proprio il corso di chimica è stato il corso pilota all'interno del quale abbiamo effettuato alcuni test, diciamo così. Avete visto che si è avvicendata una squadra molto composita, con delle figure diverse, Carmen, Donatella, ma anche appunto Francesca, Luigi e Marta, che io e ovviamente il nostro referente, il responsabile, il professor Stefano Majorana, che come mi piace dire ha sempre tenuto la barra dritta sul timone, ecco, in modo estremamente chiaro. E appunto tutte queste figure che avete visto avvicendarsi hanno seguito dei propri obiettivi e hanno osservato il corso di chimica in base ad angolature diverse, proprio perché vorremmo che il Polo di Milano sempre di più diventasse un contesto in cui l'alta formazione potesse, in modo guidato, in modo sempre più spontaneo, trasferirsi nelle classi, perché la didattica vorremmo che sempre più fosse legata fortemente alla formazione permanente e alla ricerca in corso, alla ricerca proprio di primo livello. Ecco, allora in questo laboratorio di sperimentazione abbiamo elaborato anche degli strumenti attuali, come già accennava il professor Majorana, un libricino, uno strumento di riferimento sul significato della formazione permanente e anche un questionario che però quest'anno abbiamo deciso di non somministrare e di passare all'anno prossimo. Concludo questo mio breve intervento di ringraziamento soltanto col dirvi che questo percorso
che è stato prima di tutto un percorso di ricerca identitaria del Polo di Milano, ha portato alla stesura di una convenzione, alla sottoscrizione di una convenzione proprio su questa nostra specificità con i Lincei. Perciò dall'anno prossimo vi aspettiamo, in queste settimane c'è stata la firma, l'anno prossimo vi aspettiamo ancora sempre più numerosi interessati col vostro apporto fattivo e costruttivo e vi ringraziamo per essere stati parte di questo processo. Ecco, vi ringraziamo di cuore perché se il Polo di Milano quest'anno è potuto crescere un pezzettino, è anche e soprattutto merito vostro e di tutto il gruppo di lavoro e delle grandi interazioni che ci sono state. Bene, allora cedo la parola a Francesca, direi che è la nostra, no, Carmen. A Carmen, ecco, cedo la parola a Carmen perché introduca alle presentazioni e sin d'ora ringraziamo chi presenterà i propri progetti e siamo molto curiosi di ascoltare. Buongiorno a tutti, anch'io volevo proprio segnalare quanto quest'anno sia stata assidua la partecipazione di tutti alle varie lezioni, quindi il numero è sempre stato molto consistente e devo dire che in un anno così difficile per tutti è veramente questo motivo di grande soddisfazione. Passo subito a fare una brevissima sintesi dell'analisi che abbiamo fatto dei lavori che sono stati presentati. Ci sono pervenuti una decina di lavori, 10 lavori esattamente, di progetti svolti con gli studenti. Questi 10 lavori pervenuti sono una parte delle invece più numerose intenzioni di lavori futuri che molti corsisti ci hanno esplicitato che verranno poi svolti in futuro perché non hanno, quest'anno effettivamente così difficile non ha permesso loro di avere tempi utili per la realizzazione. Però c'è questa, come dire, intenzione di progettualità per il futuro. Qualcuno ci ha anche espresso proprio la sua, come dire, il suo compiacimento per aver potuto utilizzare quanto appreso anche proprio di contenuti in questo corso e di averlo riadattato in classe utilizzandolo sia nella didattica ordinaria che come poi approfondimento o temi aggiuntivi. Quindi questo è estremamente interessante per noi. 10 lavori pervenuti hanno interessato 15 docenti del corso, quindi un numero decisamente ristretto. Qualche lavoro è stato svolto infatti in collaborazione tra più docenti e anche questo secondo me è un aspetto molto positivo dei lavori. Altri lavori hanno coinvolto invece docenti della stessa scuola o per la stessa area disciplinare o per disciplina affine che non erano stati partecipi del corso, quindi anche questa, come dire, estensione a macchia d'olio è una cosa che ci fa molto piacere. Qualcuno ha segnalato che poi i lavori che sono stati svolti con i docenti sono stati posti sul sito della scuola, quindi c'è proprio questa ampia ricaduta che è tra gli obiettivi nostri. I destinatari sono stati circa, da quanto si evince dai lavori prodotti, circa 15 classi di biennio, di triennio, sia di liceo che di istituto tecnico. Particolarmente interessante, a mio parere, è il fatto che, per esempio, alcune classi di biennio siano state, come dire, interessate in maniera indiretta, nel senso che sono stati interessati dagli studenti del triennio che poi hanno fatto loro da formatori o comunque da istruttori, non so come definirli, per gli studenti più piccoli del biennio. Gli aspetti metodologici sono stati, secondo me, molto curati ed è molto interessante vedere che
in realtà non è stata utilizzata nella ricaduta con gli studenti tanto una didattica di tipo tradizionale, nel senso di didattica frontale, ma si sono svolti lavori soprattutto attraverso dei lavori di gruppo, confronto tra studenti su approfondimenti autonomi e ricerche autonome svolte dai ragazzi, attività di laboratorio, peer education e tutto questo, diciamo, lavoro proprio tra studenti. Qualche volta i lavori sono stati inseriti in percorsi già avviati, perché effettivamente sappiamo bene che i lavori si avviano in genere nelle scuole nel mese di settembre, ottobre, eccetera. Quindi sono rientrati in progetti già avviati, per esempio con collaborazioni con istituti universitari. Infatti, ho visto che qualcuno ha lavorato con UNIMI, con Bicocca, con l'Università dell'Insubria e come PLS anche, quindi sono rientrati in progetti di PLS e di Open e di Green School anche. Secondo me anche questo è un valore aggiunto, nel senso che vuol dire che intanto il corso che è stato fatto era ben inserito in un discorso di didattica già organizzata e quindi questo, diciamo, ci suggerisce che la linea che è stata seguita era una linea adeguata. Sono rientrati in genere questi lavori in ambiti prevalentemente di educazione civica e sostenibilità ambientale, di Agenda 2030 e nei percorsi delle competenze trasversali e dell'orientamento. Questo punto mi è sembrato particolarmente interessante perché ha permesso questo lavoro anche in un anno in cui la cosiddetta ex alternanza scuola-lavoro non poteva tanto essere applicata ai percorsi. Qualche docente ci ha anche segnalato che saranno comunque dei temi che verranno proposti come scelta dei temi per le commissioni per gli esami di Stato. Quindi direi che in termini di percorso di formazione mi sembra che possiamo ritenerci insomma soddisfatti. Ecco. Quindi aspettiamo adesso di vedere le presentazioni e un altro aspetto importante, secondo me, è che c'è stata una grande attenzione alla didattica delle competenze nel formulare questi percorsi. Quindi, complimenti a tutti perché mi sono sembrati comunque degli ottimi lavori. Io volevo aggiungere solo una cosa prima di lasciare la parola ai corsisti e agli studenti per la presentazione dei lavori. Volevo dire che anche secondo me quest'anno è stato fatto un lavoro molto interessante e molto approfondito e molto utile per gli studenti e per i docenti che hanno seguito il corso. Però volevo ricordare, ricollegandomi anche a quello che diceva la dottoressa Pezzola, che come tutti gli anni noi proponiamo un questionario di gradimento del corso. L'anno prossimo sarà presentato in un altro modo, con questo lavoro che è stato fatto con anche la dottoressa Zecca. Ma quest'anno presentiamo lo stesso questionario dell'anno scorso, soprattutto per avere delle idee. Io ho perso Donatella. Sì, probabilmente Donatella è. Ecco, no, stava dicendo che quest'anno credo volesse dire è ancora in uso la formula che era già stata adottata e che dall'anno prossimo invece. Per le varie classi, come diceva prima Carmen, in modo tale da poter essere sempre più calati nel proprio istituto, nelle proprie classi. E quindi noi proponiamo questo questionario che è già su Drive, sempre soltanto non in PDF ma in Word, così fate
prima a compilarlo e a rispedirlo alla dottoressa Francesca. Grazie, arrivederci e grazie di tutto, perché quest'anno è stata veramente una bella esperienza. Grazie a voi. Io cederei la parola alla dottoressa Zecca, almeno per conoscerla, che l'abbiamo evocata più volte. Giovane, ma già pienamente addentro a questo tema, e ci ha aiutato tanto quest'anno e ci ha accompagnate, noi insieme a lei, insomma. Buongiorno a tutti, grazie Rita, grazie Donatella, grazie Carmen, grazie Presidente, per l'opportunità anche che mi avete dato di, insomma, prima di tutto come futura insegnante, anche di formarmi, quindi di fare questo piccolo lavoro cui avete accennato, e si tratta sostanzialmente di una breve, di una sintetica literature review che presenta la produzione scientifica più aggiornata in materia di formazione dei docenti. E quindi tutta la letteratura più aggiornata, diciamo che spazia da testi provenienti da ambito accademico oppure testi provenienti proprio dal mondo della scuola, è stata raggruppata in questo lavoro in due aree tematiche. E la prima sezione, come poi avrete occasione magari di vedere, mira un po' a chiarire quello che è il quadro normativo attuale, mentre la seconda sezione si concentra sulla dimensione proprio professionale, e quindi sull'identità del docente e sulla dimensione relazionale, e anche proprio sulla, diciamo, si concentra sulla riflessione, sull'immagine che il docente ha di sé e su un'autovalutazione anche di quelle che sono le proprie pratiche di insegnamento. Quindi questi sono un po' le due aree tematiche di questo mio piccolo lavoro. Quindi qui non toglierei poi altro tempo ai vostri lavori, alle vostre presentazioni, e spero che possa essere utile, ecco, questo piccolo strumento che ho avuto occasione di realizzare, così per orientare, per avere alcuni spunti di riflessione e alcuni anche materiali utili per poter orientare il proprio processo di formazione. Quindi poi, come vedrete, ogni sezione, ogni affondo tematico di questo lavoro è seguito da una bibliografia piuttosto sintetica, dove però potrete trovare dei materiali, dei libri, dei riferimenti che, a seconda delle vostre esigenze, potete consultare per approfondire determinate tematiche. Benissimo. Ecco, noi come Istituto Lombardo stiamo predisponendo una pubblicazione che abbiamo intenzione di pubblicare e di presentare il 24, mi pare, insomma, nella seconda metà di giugno, intorno al 20 di giugno, e vi terremo aggiornati, vi faremo sapere quando c'è la presentazione. In questa pubblicazione confluiranno il lavoro di Marta Zecca e la prolusione iniziale di Salvatore Veca, che ha aperto tutte le lezioni del Polo di Milano. Per cui anche questo è un risultato di questa annualità. Bene, allora, prego. Sì, questa cosa sarà preceduta dalla presentazione di questo lavoro di Marta a tutti i coordinatori delle discipline che afferiscono al polo. Certo. Perché voi avete queste notizie in assoluta anteprima. Di queste cose non è informato nessuno, neanche gli altri coordinatori. Quindi, per evitare qualcuno si lamenti, anche però per avere un parere supplementare, no, di docenti di altre discipline sull'elaborato di Marta, ci sarà in maggio questa presentazione agli altri coordinatori, dopodiché seguirà la presentazione a tutti i docenti. Certo, prima chiaramente facciamo un passaggio interno doverosissimo, sì. E poi invece ci sarà la pubblicazione pubblica, come vi dicevamo, nella seconda metà di giugno. Ottimo, grazie. Scusate se non mi sono spiegata bene. No, dai, bene. Allora, cedo la parola per le presentazioni. La regia è sempre di Carmen? Benissimo, Carmen. Allora a te.
No, forse la regia è meglio passarla a Francesca in questo okay, caso. Ok, allora due su due ho sbagliato. Benissimo. Non so perché. Benissimo. Allora Francesca, a te. Non so se mi sentite. Male. Male, perché sono distante dallo schermo. Allora io... Ah sì, no, no, è qui il microfono. Allora io tra i vari progetti che verranno presentati oggi, appunto, ho letto in chat che la professoressa De Michele, appunto, ha poi le studentesse che hanno lezioni alle 3:30, quindi partirai col loro progetto e quindi lascerai direttamente la parola a loro. Benissimo. E faccio una breve introduzione soltanto sul progetto. Allora, noi siamo dell'ITIS Feltrinelli di Milano e abbiamo lavorato in collaborazione io, la professoressa Annanese e la professoressa Filomena Comito, che siamo tutte corsiste. E abbiamo realizzato questo progetto sulle bioplastiche. Per una classe quinta ITIS di biotecnologie ambientali questo progetto è stato inserito all'interno del corso di educazione civica. Io adesso non voglio rubare altro tempo alle nostre studentesse e cedo la parola a loro. Sono Monica Valnofer e Giulia Proietti. Grazie mille, prof. Adesso condivido io lo schermo, se va bene. Ok, vi informiamo che più o meno per ogni presentazione abbiamo dedicato una quindicina di minuti. Quindi certo, potrebbe andare bene, se va bene come per voi come schedule, vorremmo mantenere questi ritmi, insomma. Comunque, okay. A voi la parola e poi ci rivolgiamo. Inoltre vi informiamo che come potete vedere, questo incontro è registrato, quindi se ci fosse qualcuno fra i partecipanti che non volesse rientrare nella registrazione, vi ricordiamo di chiudere la telecamera e disattivare l'audio. Ok, allora, noi volevamo parlare delle bioplastiche, iniziando soprattutto col dire cosa sono. Le bioplastiche, secondo la definizione data dall'European Bioplastics, la bioplastica è un tipo di plastica riciclabile che può essere formata da materiali prime rinnovabili oppure è biodegradabile. C'è anche la possibilità che abbia entrambe le proprietà. Le fonti rinnovabili derivano da prodotti come amido, cellulosa, proteine e acido polilattico. La differenza tra compostabilità e biodegradabilità, allora spesso si tende comunque a utilizzarli come sinonimi perché appunto non si conosce bene il significato, mentre la compostabilità è la capacità di un materiale organico di trasformarsi in compost mediante un processo di compostaggio, mentre la biodegradabilità è la completa degradazione di un composto chimico ad opera dei microorganismi. Hanno tempi differenti, la decomposizione spesso avviene nel 90% dei casi avviene in meno di 6 mesi. Abbiamo un tipo di economia lineare, purtroppo, questo vuol dire che prendiamo le risorse, le trasformiamo in materiale utilizzabile e infine le gettiamo. Questo comporta spesso un inquinamento maggiore, uno spreco di energia e invece se imparassimo ad utilizzare un'economia di tipo circolare, quindi come qui presente, produci, usa e ricicla, ci sarebbe molto meno inquinamento e i prodotti utilizzati verrebbero comunque riciclati e riutilizzati in modo diverso. Ci sono vantaggi e svantaggi nell'utilizzo delle bioplastiche, come in tutti gli utilizzi di qualsiasi materiale. I vantaggi sono il fatto che abbiano un minore impatto ambientale, perché appunto
vengono più facilmente riassorbite dal terreno e quindi appunto inquinano molto di meno. Le fonti rinnovabili non portano a un esaurimento delle materie prime e c'è un volume minore dei rifiuti. Mentre gli svantaggi, come possiamo vedere, sono costi di produzione molto elevati, perché appunto comunque è un materiale abbastanza recente, è una scoperta abbastanza recente che si sta ancora sviluppando e ad esempio la distribuzione delle materie prime e delle industrie non è equa nel mondo, ma si sviluppa principalmente in Asia. Infatti l'Asia è quella più avanti a livello industriale e di produzione di bioplastiche. Un altro svantaggio invece è la deforestazione, che come possiamo vedere per il fatto che l'utilizzo derivi da materiali prime aumenta la deforestazione, bisogna stare attenti. Per la distribuzione di bioplastiche comunque si incontrano diverse difficoltà, ovvero la competitività del costo, cioè essendo appunto un materiale abbastanza nuovo e con fonti non raggiungibili da tutti, comunque ha un costo molto più elevato rispetto alle plastiche tradizionali presenti sul commercio ormai da molti anni. Il grado di diffusione sul mercato, sempre appunto legato alla competitività del costo, perché comunque non molti... Allora, negli ultimi anni le bioplastiche sono sempre più conosciute, ma prima appunto che non venivano conosciute, magari i consumatori, non conoscendole bene, non le consideravano particolarmente perché non credevano che fossero all'altezza delle plastiche tradizionali. La disponibilità delle materie prime, come ho detto prima, non sono eque. Infatti l'Europa, pur essendo molto avanti dal punto di vista della ricerca, non ha la stessa quantità di industrie di produzione che ha ad esempio l'Asia. Invece le prestazioni della qualità del prodotto, appunto bisogna fare in modo che le bioplastiche nuove siano all'altezza delle plastiche tradizionali, sia a livello di qualità che di costi. Allora, sempre andando avanti con gli anni, le bioplastiche vengono utilizzate maggiori modi. Qua abbiamo trasporto, medicina, tessuti, imballaggi, agricoltura, sacchetti e posate. Questi sono solo alcuni esempi. In ambito medico è molto interessante sapere che ad esempio i fili da sutura possono essere formati da PLA e quindi va ad avere un minore impatto ambientale. Invece per quanto riguarda tessuti, molti tessuti ultimamente vengono creati anche attraverso le bioplastiche. Imballaggi per alimenti è molto utile anche per una questione di smaltimento, perché inquinano molto meno. Per quanto riguarda i sacchetti utilizzati solitamente nei supermercati, spesso c'è uno sviluppo continuo in questi anni, perché non sono ancora equiparabili a sacchetti di plastica tradizionali, infatti spesso si rompono e quindi c'è una continua ricerca per migliorare questo prodotto. La differenza tra plastica e bioplastica. La plastica tradizionale è normalmente prodotta da derivati di petrolio. Un ampio utilizzo delle materie plastiche ha provocato nel tempo seri problemi ecologici, mentre le bioplastiche sono materie plastiche biodegradabili e rinnovabili come il legno, gli oli vegetali, gli zuccheri e gli amidi. Abbiamo trovato...
Ok, scusatemi. Abbiamo trovato una curiosità per quanto riguarda le bioplastiche, ovvero se si sostituissero tutti i sacchetti della spesa utilizzati nell'Unione Europea con le bioplastiche, si eviterebbe di disperdere nell'ambiente ogni anno 1 milione di tonnellate di plastiche, si ridurrebbe la quantità di CO2 emessa di 1,4 milioni di tonnellate e si risparmierebbe così 70.000 tonnellate di petrolio. Inoltre, un grande difetto delle plastiche è appunto, come dicevo prima, lo smaltimento, ovvero inquinano molto. Gli anni di degradazione delle plastiche tradizionali sono superiori ai 400 anni nell'ambiente. Questo rischia non solo di danneggiare l'ambiente, ma anche gli animali. Ad esempio, un sacchetto di plastica lasciato in mare potrebbe essere scambiato da una medusa, da una tartaruga come medusa, e questo comporterebbe il soffocamento degli animali. Giulia? Allora, sì. Un esempio di bioplastica è proprio il PLA, che è una plastica vegetale a base di acido polilattico, che è il polimero dell'acido lattico. L'acido lattico è una sostanza che possiamo ottenere dalla fermentazione delle biomasse zuccherine. Quindi sono fonti rinnovabili. Il PLA è un poliestere termoplastico che è ottenuto a partire dal mais, infatti. Il mais è stato tra le prime bioplastiche ad essere... il PLA è stato il primo materiale ad essere commercializzato e utilizzato su larga scala. Successivamente possiamo vedere che ha una notevole ripresa all'umidità e questo influenza la sua biodegradabilità. E il PLA è utilizzato, come ha detto prima la mia compagna, negli imballaggi che possono essere sia di cibi solidi, come del pane o comunque qualcosa di questo tipo, ma anche nell'utilizzo di latte, succhi o anche di detergenti e di profumi. Un difetto, se così lo possiamo definire, è che il PLA non è in grado di trattenere liquidi caldi poiché a una temperatura di 60 gradi lo troviamo più... cioè si ha una bassa temperatura di rammollimento. Altre caratteristiche sono riguardanti il PLA, ad esempio, che si composta, si biodegrada in 47 giorni. Poi, allora, noi abbiamo svolto il laboratorio, noi abbiamo svolto un esperimento e abbiamo idrolizzato appunto il PLA. Allora, l'idrolisi del PLA è un processo di degradazione che è utilizzato per smaltirlo. Si tratta di una reazione di idrolisi basica in un solvente misto formato da acqua e da etanolo. Noi nel nostro esperimento abbiamo utilizzato della plastica del PLA proveniente o da una bottiglietta di acqua, infatti era colorata di verde,
cioè aveva dei, sì, era colorata di verde, oppure un bicchiere classico di plastica che quindi era trasparente. Noi abbiamo spezzettato questi due oggetti con le forbici, abbiamo reso dei pezzetti molto piccoli, e abbiamo pesato all'incirca 2,5 grammi e li abbiamo inseriti nel pallone con il fondo piano. Poi abbiamo aggiunto 50 ml di soluzione di NaOH a 1,4 molare e successivamente abbiamo aggiunto l'ancoretta magnetica così da poter mettere in agitazione la soluzione. Successivamente abbiamo anche acceso il riscaldamento fino ad arrivare a una temperatura di circa 90 gradi, così che si potesse sciogliere tutto il PLA presente. Una volta che abbiamo avuto la certezza che non ci fossero più pezzi di PLA all'interno del nostro pallone, abbiamo rimosso il pallone dalla piastra e l'abbiamo messo in un bagno a ghiaccio, così da raggiungere all'incirca i 60 gradi. E successivamente siamo andati a valutare il pH della nostra miscela ottenuta utilizzando la cartina tornasole. E solo in seguito abbiamo aggiunto circa 50 gocce di HCl 6 molare e successivamente abbiamo ricontrollato il pH tramite la cartina tornasole fino ad arrivare a ad un pH compreso tra i 4 e i 5 e qualora fosse necessario abbiamo rifatto i due passaggi precedenti. Questo qui è un video velocizzato di quanto ho appena spiegato. Questo è stato il nostro prodotto. Si nota subito, cioè a colpo d'occhio si vede che il verde era creato dal giallo e da un blu. Il giallo è stato realizzato con un colorante solubile, mentre invece, vista la pellicola superficiale, abbiamo stabilito che il blu invece era dato da un pigmento insolubile. E il prodotto ottenuto è acido lattico, con la possibilità che ci fosse un eccesso di idrossido di sodio che non ha reagito. Questa è la reazione. In un'altra esperienza di laboratorio abbiamo provato anche a fare l'esperienza contraria e quindi siamo andati a produrre il PLA. Abbiamo utilizzato l'aceto, la glicerina e come si dice? E l'amido. No, il glicerolo e l'amido. Poi noi abbiamo anche deciso di aggiungere del colorante. Praticamente abbiamo posto nel beaker 10 grammi di amido, 60 ml di acqua, 5 ml di aceto e 5 grammi di glicerolo. Abbiamo mescolato questo composto fino ad ottenerlo di un colore lattiginoso e poi l'abbiamo riscaldato a temperatura medio-bassa finché non arrivasse a una leggera ebollizione. Una volta portato a bollore abbiamo abbassato la piastra, ma comunque abbiamo continuato a riscaldare per 5 minuti. E una volta tolto dal beaker abbiamo aggiunto il colorante e successivamente l'abbiamo messo in una piastra Petri
unta con l'olio così che poi riuscissimo a staccarlo quando ancora era caldo e il composto risultava viscido e un po' colloso. Abbiamo anche preparato un video dell'idrolisi del PLA che adesso vi faccio vedere. E questi sono dei nostri compagni che l'hanno fatto. Monica, guarda che non si sente. Prima mettiamo l'NaOH in soluzione, E poi aggiungiamo piano piano l'acqua. Ricordiamo che questa è una reazione esotermica, ovvero si creerà svilupperà del calore. Fabio sta mescolando bene. Una volta che sarà completamente dissolto, adesso aggiungiamo ancora un po' di acqua. Arriveremo a volume con 25 ml di acqua, cioè a 25 ml con acqua, e poi arriveremo di nuovo a volume, questa volta a 50 con etanolo. Etanolo che è pronto qua. Al 96%, ricordiamo. Questa è una soluzione 1-1, acqua, etanolo. Ecco, sentiamo già molto calore. Sentiamo calore, sì, confermo. Confermiamo. Una soluzione che serve appunto per degradare il nostro acido polilattico. Eccolo qua, se lo vogliamo far rivedere. Se vogliamo rivedere le persone che ci seguono da casa. In sostanza lo metteremo qua dentro. Questa qua è un'ancoretta metallica e magnetica. Che andrà messa qua sopra. Una piccola dimostrazione si può avere? Si può avere. Questo è il nostro filtro a ricadere. Vediamo un attimo se questa ancoretta funziona. Bene, bene, piastra fatta. Lo stirrer non funziona, quindi mi sa che dovremo cambiare piastra. Perfetto. Stop. E con qui si chiude il primo video. Gira. Ok, una volta sciolto il nostro NaOH nella soluzione con l'acqua, portiamo a volume fino a 25 ml. Ok, è stato a volume, lo potete vedere. Dopo che siamo arrivati a 25 ml, aggiungiamo 25 ml di etanolo. Ok, una volta ottenuta la soluzione, mettiamo la nostra plastica PLA, acido polilattico, ragazzi. Il nostro pallone a fondo piano. Pallone a fondo piano con dentro ancora la navicella, giusto? Sì, confermata, la navicella è dentro. Molto importante la navicella, perché deve avvenire tutto in costante e vigorosa agitazione. Bravo Andrea, grazie per l'informazione. Prego, prego. Ma allora, vedo un elemento in più da noi. Esatto. Che cos'è quel termometro che abbiamo? Ah, il termometro? Sì, allora, che ci serve? È molto importante perché l'acqua deve stare sempre a una temperatura compresa tra gli 80 e i 90 gradi centigradi. Eccoci qua, il nostro PLA è nel pallone fondo piano, il pallone pronto con la nostra ancoretta, è pronto a questo punto per mettere la soluzione di etanolo, NaOH e acqua. Esatto. Ok, versiamola. Bene, ecco, potete vedere che qui c'è uno strumento particolare. Chiamato? Che strumento è questo, Andrea? Si chiama ricadere. Ricadere? Ricadere, perché l'etanolo... Ricordiamo, quindi, prima abbiamo detto che la temperatura ottimale è tra gli 80 e i 90. L'etanolo però a quelle temperature evapora. Noi lo vogliamo tenere. Ok. E quindi cosa succede? Evapora, va qua dentro, condensa e ritorna giù.
Perfetto, perfetto. Quindi questo marchingegno, questo ricadere serve per far cadere la sostanza evaporata comunque come condensa giù in soluzione? Esattamente. Esattamente. Okay. Perfetto. Allora, vediamo come si posiziona. Deve essere tappato ermeticamente? Tappato ermeticamente? Beh, no, non è necessario, però... Mettiamo il nostro termometro. Per controllare arriva, la temperatura, giustamente. Quando arriva ai 90 gradi, togliamo tutto. Ok, accendiamo l'agitatore magnetico. In vigorosa agitazione. Ecco, possiamo osservare che comunque il PLA si sta già... Qua si vede meglio, se vuoi far vedere. Ecco, sì. Ok ragazzi, siamo arrivati alla temperatura ideale, 75-80 gradi, spegniamo, e adesso la quantità che comunque è disciolta, osserviamo che non ci sono pezzi solidi, e adesso visto che qua dentro abbiamo un eccesso di NaOH, lo faremo reagire con l'acido cloridrico affinché l'eccesso di NaOH si azzeri. Perfetto. E si andrà a chiarare il nostro sale NaCl. Togliamo il ricadere, prendiamo la nostra... Facciamolo vedere, aspetta. Eccoci qua. Abbiamo fatto una scoperta, l'acido clorilattico ha un colore giallognolo e una sospensione di pigmento per creare l'effetto trasparente. Vediamo se, se riusciamo a farla vedere. Ecco, forse si vede qua un pochettino. Speriamo per togliere ovviamente il pigmento. Ci vediamo quando è finito. Grazie per il video, un saluto da Andrea Della Puca, Fabio Genovese e Marcus. vabbè, questi qui erano i nostri compagni che hanno svolto l'esperimento e noi volevamo ringraziare le nostre tre professoresse che ci hanno anche dato una mano nella formazione, diciamo, della nostra presentazione e che ci hanno aiutate e consigliate. Ok, grazie per questa interessante presentazione, siete state bravissime appunto nello spiegare voi il vostro progetto, sia nella parte introduttiva che nella parte poi sperimentale che avete descritto, così come il contributo dei vostri compagni è stato assolutamente utile, comprensivo, divertente, quindi complimenti a tutti voi che avete partecipato e alle vostre docenti che vi hanno dato la possibilità di portarvi in questo progetto che spero vi abbia appassionato ancora di più alla chimica e dato nuovi contributi formativi, così come aperto nuovi orizzonti, mettiamola così. Non so se ci sono altri, le vostre professoresse piuttosto che altri corsisti che vogliono intervenire. Carmen, Donatella, se volete fare qualche commento. Nessuno. Ok, va bene, allora io vi ringrazio. E a questo punto passeremo a descrivere e a presentare un altro progetto. Ci sono tra i progetti da presentare ci sono, se non sbaglio, il progetto delle professoresse Dalia e Pagani, il progetto della professoressa Giovanelli e la professoressa Maggioni, che forse voleva dirci qualcosa a proposito del suo progetto, benché non abbia ancora tutto il materiale. Ditemi voi chi vorrebbe prendere la parola adesso e passiamo al secondo progetto.
Possiamo cominciare noi? Ok. Va bene? Sì. Io sono la professoressa Dalia, abbiamo appunto costruito questo progetto con i nostri ragazzi di Quinta, dell'Istituto Paolo Carcano di Settificio di Como. Questo progetto si inserisce soprattutto nel nostro PCTO, perché come diceva la professoressa, è stata proprio un po' anche l'occasione di poter svolgere la vecchia alternanza scuola-lavoro, che purtroppo quest'anno non è stata possibile in altro modo, utilizzando anche il materiale di questo corso. Quindi, insomma, è un progetto che che entra soprattutto nel PCTO, ma che poi in realtà si incrocia e si intreccia con l'educazione civica e con anche il progetto lauree scientifiche. Il corso ha, come dire, il progetto ha coinvolto infatti oltre a il materiale che abbiamo potuto appunto raccogliere attraverso questo corso, anche con la collaborazione dell'Uninsubria di Como, che è, appunto collabora spesso con il nostro istituto e con la quale appunto abbiamo condotto soprattutto la parte di laboratorio e la parte di caratterizzazione dei prodotti che abbiamo ottenuto. Abbiamo coinvolto due ragazze oggi, due nostre alunne, che adesso dovrebbero vedersi, e sono Matilde Lomazzi e Lucia Roncoroni, alle quali appunto abbiamo chiesto di presentare un po' il percorso che abbiamo fatto. Ecco, la nostra scelta è stata quella di presentarvi l'idea del percorso. Il prodotto è stato, oltre al lavoro in laboratorio e quindi ovviamente, come dire, i loro prodotti fisici che poi saranno caratterizzati all'NMR con la collaborazione di Uninsubria, anche di un bel momento di confronto che i ragazzi hanno costruito attraverso un dibattito guidato e strutturato. Poi le ragazze vi presenteranno, insomma vi racconteranno in cosa ha consistito questa fase finale di questo percorso, di questo progetto, che ha portato i ragazzi a riflettere su ciò che avevamo fatto, prendere una posizione e sostenere questa posizione rispetto alle posizioni diverse, le tesi diverse dei compagni. Lascio la parola a Lucia e poi a Matilde. Grazie. Ok, allora inizio a presentare lo schermo. Ok. Allora. Quindi appunto, come ha detto la mia prof, durante le ultime settimane la nostra classe, attraverso questo progetto, ha cercato di riflettere e di andare un po' a fondo per quanto riguarda il tema della sostenibilità, cercando appunto di capire quando un prodotto o in generale un processo possa essere definito sostenibile, e soprattutto cercando di capire quindi tutti i parametri che ci permettono di andare a definire appunto un prodotto o un processo tale. E proprio per questo abbiamo iniziato studiando i Green Metrics. Allora, con questo approfondimento siamo andati a riflettere sull'importanza di avere dei parametri per poter confrontare dei diversi processi e andare effettivamente a capire quale sia più sostenibile. Inoltre abbiamo anche capito che è molto importante valutare l'intero ciclo di vita di un prodotto e per valutarne appunto la sostenibilità e non soffermarsi su una sola fase, poiché ogni singolo stadio ha un impatto.
e abbiamo sviluppato questo tema sia a livello pratico, appunto con delle esperienze in laboratorio, sia a livello più teorico, quindi andando a approfondire quali sono le varie fasi su cui noi possiamo intervenire. Quindi proprio a livello pratico siamo partiti producendo il polistirene in laboratorio attraverso una sintesi green, e quindi proprio siamo partiti dallo stirene commerciale, lavandolo e cercando di produrre il polistirene con una sintesi green, quindi attraverso una polimerizzazione con un iniziatore abbiamo appunto cercato di convertire tutto il nostro monomero ottenendo il nostro prodotto che si vede in basso a sinistra, e questo prodotto poi dovremo andare attraverso la nostra collaborazione con l'Insubria ad analizzarlo all'NMR per poi produrre il nostro spettro e cercare di capire quanto effettivamente la nostra radiazione sia stata portata a termine nel modo corretto e quanto il nostro monomero sia stato effettivamente convertito. E quindi è proprio attraverso questa sintesi abbiamo cercato di studiare più l'inizio della vita di un materiale, andando a cercare un'alternativa alle sintesi normali, appunto producendone una green, mentre poi con la seconda esperienza invece ci siamo concentrati più sul fine vita di un materiale, e quindi attraverso appunto l'idrolisi del polietilene. Appunto siamo partiti da dei pezzetti di plastica di una bottiglia, e tramite l'idrolisi abbiamo appunto tagliato la bottiglia, messa in pentanolo e KOH e lasciato in reflusso per circa un'ora, poi il composto filtrato l'abbiamo estratto con l'acqua e abbiamo separato il sale dell'acido tereftalico, che poi acidificando si sono formati i cristalli. E appunto tramite questa esperienza abbiamo visto che come si può intervenire sull'inizio, possiamo intervenire anche sulla fine, poiché con l'idrolisi abbiamo riottenuto i monomeri di partenza che, volendo, si possono risintetizzare e riformare il polimero. Inoltre abbiamo approfondito anche a livello invece più teorico, seguendo alcune conferenze, sempre questi temi. E la prima conferenza che abbiamo seguito è proprio stata sulla plastica, sulla biologia e sull'ambiente. In questa conferenza hanno iniziato ad introdurci quanto il problema della plastica fosse diffuso nel nostro pianeta, e quindi ci hanno mostrato tutti i dati della plastica nei mari e di quanto le nanoplastiche e le microplastiche si stanno diffondendo nel mondo, arrivando pure ai nostri cibi. E quindi ci hanno proprio portato a riflettere di quanto questo problema sia imminente e che si stia sempre più ingigantendo. Successivamente a questa introduzione poi hanno cercato di invece porre l'attenzione su delle alternative per cercare di sistemare e di ridurre questo problema attraverso, appunto sempre andando a cambiare sia l'inizio vita sia la fine vita di un materiale. Appunto ci hanno dato delle soluzioni a livello biologico o biotecnologico. Una soluzione che riguarda più il fine vita è quello di utilizzare degli enzimi che si sono trovati in questo batterio, infatti nell'Legionella saccharensis sono presenti degli enzimi che sono in grado di degradare il PET. E la scienza si sta occupando di studiare tramite dei tentativi, quindi stanno cercando di migliorare le capacità di questo enzima tramite dei test. Invece un'altra soluzione è quella sull'inizio vita, quindi di produrre il PHA partendo, cioè con l'aiuto di alcuni batteri, e quindi un processo biologico che è più sostenibile. E successivamente la seconda conferenza che abbiamo seguito ci dava anche un'alternativa sempre al fine vita di un materiale, e infatti ci parlava del riciclo,
Il professore ha messo, appunto ci ha raccontato di tutti i cicli di tutti i tipi di riciclo che si possono effettuare con un prodotto e poi ha posto l'attenzione soprattutto sul fatto che il riciclo non è sempre la scelta migliore e che infatti bisogna valutare quando è possibile farlo e quando invece è meglio evitarlo. E infatti ci ha fatto notare il fatto che il riciclo non va... non è sempre la scelta più sostenibile, infatti queste due... cioè, allora, infatti il riciclo non va sempre appunto assimilato al fatto che sia sostenibile e bio, perché bisogna andare a cercare di capire poi tutto quello che ci sta dietro e di quanto effettivamente riciclare quel materiale consumi sia a livello energetico che a livello di risorse del nostro pianeta. E appunto cioè, questa conferenza è stata molto interessante perché ha posto l'attenzione sul fatto che appunto il riciclo non è sempre per forza sostenibile, può esserlo ma non per forza. E infine l'ultima conferenza che abbiamo seguito è stata invece ci ha fatto riflettere sull'inizio vita di un materiale e quindi con l'industria del petrolio. Abbiamo fatto un incontro con la dottoressa, con l'ingegnere Miotto tramite MIT e praticamente la questione posta era quello che i prodotti basati sul petrolio non sono sostituibili al 100% e quindi quello che ci diceva l'ingegnere è che comunque si può intervenire sul lato appunto impiantistico, soprattutto sulla progettazione di un impianto e progettarlo a livello sostenibile, quindi con cioè utilizzando delle fonti rinnovabili energetiche piuttosto che evitando degli sprechi, stando attenti ai rilasci, alle emissioni e quindi appunto abbiamo riflettuto che dato che non possiamo sostituire tutte le plastiche provenienti dal petrolio, si può comunque intervenire e già si sta intervenendo cambiando il processo produttivo. E per concludere questo progetto, appunto, ci è stato proposto questo dibattito guidato dai nostri professori che ci ha portato a concluderlo. Allora, il tema principale di questo dibattito era appunto cercare di concludere tutto il nostro progetto e quindi ci è stata posta la domanda che allora qual era, di cercare di capire, quindi il tema del dibattito, cercare di capire quale fosse l'aspetto più importante da considerare per rendere un prodotto più sostenibile possibile. E allora due gruppi si sono concentrati più sul fine vita di un materiale e quindi un gruppo ha sostenuto il fatto che la cosa più importante fosse progettare un materiale che poi potesse essere riciclato, mentre l'altro gruppo si è soffermato più sull'importanza di sviluppare l'ingegneria proteica che si sta studiando in questi anni. Mentre il terzo gruppo si è concentrato più sull'inizio a vita di un materiale e quindi ha sostenuto che la cosa più importante fosse partire da biomasse per produrre, per sintetizzare un polimero. E infine l'ultimo gruppo ha sostenuto che comunque qualsiasi produzione di materiali consumi energia e risorse del pianeta e che quindi la cosa più importante fosse rendere un materiale più durevole possibile per poi appunto ridurne più possibile la produzione. E questo dibattito appunto ci è stato proposto dai nostri professori e è stato molto guidato attraverso sia tempi che ruoli che ci sono stati assegnati e quindi c'erano delle persone nei gruppi che avevano il compito di raccontare la propria tesi, mentre altri dovevano cercare più argomentazioni possibili per avvalorare la propria tesi e contemporaneamente cercare di abbattere quella degli altri gruppi. E infine c'è stato anche un momento di dibattito, quindi proprio di domande e risposte, per cercare di capire appunto quale fosse la soluzione migliore. E attraverso questo momento di confronto, quindi proprio abbiamo finito il nostro progetto e niente. Complimenti a voi, Lucia e Matilde, e a tutti i vostri compagni che oggi rappresentate, perché comunque appunto poi la presentazione doveva essere rappresentata da qualcuno, quindi complimenti a voi per il grande lavoro che avete fatto con le vostre docenti, alle quali davvero ci complimentiamo.
perché appunto quel che ci sembra è che sia un progetto completo di molte attività, sia sperimentali in laboratorio per quanto è stato possibile, e non so se vedete la chat, vi arrivano un sacco di complimenti, quindi sia parte sperimentale col supporto anche dell'università, tanto contributo formativo, perché avete seguito, avuto l'opportunità di seguire tante conferenze, seminari, contributi, confronti con esperti in materia, così come secondo me è stato bellissimo che alla fine abbiate potuto confrontarvi tra di voi in modo da vedere cosa tutte queste attività avevano suscitato in voi, le vostre idee, le vostre curiosità, i vostri punti di vista. Quindi complimenti davvero a tutti voi, ai vostri compagni e alle due professoresse, perché appunto hanno, dal mio punto di vista, davvero offerto un buon progetto, molto formativo e molto appunto accrescitivo per i vostri studenti. Quindi davvero complimenti. Non so se le altre tutor, piuttosto che il professore, magari appunto da qui faremo poi un commento finale, conclusivo. Quindi non so se Carmen e Donatella vogliono già intervenire oppure se passiamo al prossimo, ok? Mi suggeriscono di passare al prossimo progetto, quindi grazie ancora a tutti voi. Per gli altri progetti ancora da presentare oggi, io se non sbaglio ho in lista la professoressa Maggioni e la professoressa Giovanelli. Non so chi delle due voglia procedere, perché poi c'è la professoressa De Ponti che oggi è assente ma che ha presentato un progetto che magari descriverò giusto brevemente io, però appunto lascerei ancora la parola alle due professoresse connesse in modo da vedere anche i loro progetti. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì. Sì, buongiorno, mi presento, sono Paola Giovanelli dell'Istituto Leonardo da Vinci di Bergamo. Il progetto che ho presentato è un progetto sulla bioplastica dall'amido di patate utilizzando il glicerolo. Aveva come obiettivo questo progetto di inserirsi nella nuova materia di educazione civica, perché appunto trattava temi come l'inquinamento, la sostenibilità ambientale. E la classe che ha realizzato questo progetto è una terza liceo scienze applicate e un gruppo di 15 alunni. Noi abbiamo avuto la fortuna di con il laboratorio avere sempre i ragazzi in presenza e quindi siamo riusciti a realizzare questa bioplastica in laboratorio. L'attività è consistita in 5 ore totali, di cui 3 ore di laboratorio e 2 ore invece dedicata alla presentazione dei ragazzi, alla loro esposizione sul lavoro svolto tramite una presentazione. Quindi le metodologie utilizzate sono state la semplice lezione frontale, dopodiché sicuramente la parte di laboratorio, quindi un'attività di ricerca all'interno del laboratorio, infine per ultimo una parte metacognitiva, nel senso che i ragazzi alla fine a casa hanno svolto questo compito nel presentare una propria, rielaborare l'esperienza fatta in laboratorio e quindi sviluppare una propria riflessione sull'argomento. Le competenze sono state sia scientifiche, perché comunque hanno preparato una relazione, quindi essere in grado di rielaborare ciò che hanno fatto in laboratorio attraverso una presentazione, riconoscere i vari strumenti utilizzati, sicuramente lavorare in un ambiente in sicurezza. Anche una parte comunque digitale, perché comunque si sono informati attraverso la rete, attraverso internet e soprattutto la parte di laboratorio gli ha permesso di lavorare anche in gruppo e quindi anche una competenza sociale e
anche la, una certa competenza civile perché, per quanto riguarda l'importanza della bioplastica, dal momento che è un materiale che non inquina. Le fasi del lavoro sono state tre, perché nella prima fase praticamente i ragazzi hanno estratto proprio loro l'amido dalla patata, quindi dal vegetale, dalla natura. Dopodiché hanno realizzato quindi la bioplastica utilizzando l'amido da loro ottenuto, dividendo poi l'esperienza in due parti. Una parte di classe ha utilizzato il glicerolo nel realizzare la loro plastica, mentre un'altra parte invece non ha utilizzato il glicerolo. E quindi alla fine c'è stato un confronto sulle bioplastiche ottenute siamo andati poi ad analizzare la resistenza di queste bioplastiche, se effettivamente hanno una resistenza paragonabile alle plastiche ottenute dal petrolio. Infine, come ho detto, un'esposizione da parte dei ragazzi sul lavoro svolto, dove soprattutto mi interessava avere una loro idea personale sul progetto, su cosa ne pensavano della plastica e della bioplastica. Per questo progetto noi utilizziamo come piattaforma Classroom. E adesso vado a condividere con voi, io purtroppo non ho i miei alunni, però volevo farvi vedere quello che a mio avviso sono stati tutti bravi, quindi io sono contenta del lavoro svolto perché mi sono resa conto che è un argomento che ai ragazzi interessa, perché probabilmente la plastica la usano tutti i giorni, la vedono, lo sentono come problema. Quindi sicuramente è un lavoro che li ha coinvolti tutti, infatti sono stata contenta dei lavori di tutti. Però tra questi, quello che mi è piaciuto di più è allora, un alunno, Ibrahim, che adesso vi presento il suo lavoro, perché è stato molto chiaro comunque nell'esposizione. Ok, questa praticamente è l'estrazione dall'amido. Questa è la plastica che abbiamo ottenuto, la bioplastica, e questa è la prova della resistenza di questa bioplastica. Semplicemente cosa abbiamo fatto? Ho preso il loro astuccio e abbiamo iniziato ad aumentare la quantità, la massa, aggiungendo viro e infine addirittura cellulare all'interno dell'astuccio, e siamo arrivati quindi a constatare che questa bioplastica ha una resistenza di quasi un chilo, poi alla fine si è rotta. Comunque, ecco, la relazione sono quasi tutte abbastanza simili. Nella prima parte parlano dei cenni teorici della bioplastica che si estrae da queste sostanze naturali e di origine vegetale, come può essere il mais, la barbabietola, e non quindi dal derivato del petrolio. Ha un aspetto simile alla plastica tradizionale. Questo appunto è uno schema che dimostra appunto che la bioplastica si ottiene da materiale organico, mentre la plastica naturale sintetica dal petrolio. Il pro appunto di questa bioplastica è il fatto appunto che non inquina, è ottenuta da fonti rinnovabili. Il contro è il fatto che comunque i costi di produzione sono elevati, la ricerca di questo materiale organico potrebbe peggiorare la deforestazione, e le materie organiche per produrre bioplastica dovrebbero trovarsi molto vicino alle industrie, ma non sempre è possibile. Quindi, per quanto riguarda invece la procedura, per quanto riguarda l'estrazione della patata, abbiamo preso, sbucciato le patate, con il grattugia abbiamo grattugiato queste patate, le abbiamo messe nell'acqua,
e quindi per solubilità dell'amido all'interno della patata, dell'acqua, l'amido è passato nell'acqua e quindi per semplice decantazione abbiamo ottenuto il nostro amido. Quindi questa è la prima parte, come dicevo. Nella seconda parte invece abbiamo utilizzato l'amido ottenuto dalla patata, l'abbiamo messo in acqua e si è aggiunto da una parte glicerolo, mentre una parte della classe non ha utilizzato il glicerolo. In entrambi gli esperimenti, sia con il glicerolo sia senza glicerolo, si è utilizzato l'acido cloridrico e alla fine si è scaldato il tutto e si è lasciato evaporare l'acqua per un giorno. Il giorno seguente si è ottenuto questa pellicola. Naturalmente prima di evaporare bisogna basificare, neutralizzare l'acido cloridrico contenente nella soluzione. Come avevo accennato prima, alla fine abbiamo constatato la resistenza della bioplastica. Naturalmente, quale delle bioplastiche? Quella dove avevamo utilizzato il glicerolo, perché l'altra, essendo molto cristallina, bastava un minimo sforzo che subito si rompeva. Quindi queste sono le osservazioni fatte dai ragazzi, cioè che la quantità comunque di amido estratta dalle patate era molto poco e il fatto che dopo aver lasciato riposare il nostro composto formato da amido e glicerolo, l'acqua evaporata e alla fine si è ottenuto questa pellicola solida e infine comunque che la pellicola elastica ottenuta era comunque abbastanza resistente, fino a 1 chilo di peso. Alla fine le conclusioni dei ragazzi, quindi che hanno constatato che alla fine comunque l'amido ha una bassa solubilità in acqua e il fatto che si è aggiunto l'acido cloridrico per rompere i legami di amilopectina e la presenza del glicerolo permette di ottenere attraverso legami a idrogeno del glicerolo una maggior flessibilità e quindi una bioplastica più plastica, più lavorabile. Ok, questa è un'altra relazione che volevo farvi vedere, invece era dell'alunna Aurelio Maron. Perché? Perché lui naturalmente tratta gli stessi argomenti trattati da Ibrahim, ma mi è piaciuta la sua riflessione personale, questa esperienza comunque l'ha portato a riflettere e a crearsi una sua idea personale sulla bioplastica. Perché dice che alla fine queste bioplastica per produrla ha un alto costo, tempistiche molto lunghe e quindi lui dice è davvero necessario abbandonare del tutto la plastica. Quindi Aurelio è a favore quindi comunque dell'utilizzare la plastica. Dice, secondo me, bisogna, dal momento che ha questo il problema che è una sostanza inquinante, bisogna utilizzarla con intelligenza, quindi non sprecandola. Infine, un'altra relazione che mi è piaciuta, che volevo mostrarvi, è... La Callera, ecco qua Calleri, dove ha realizzato invece una presentazione utilizzando
Presi. Okay. Dove appunto sviluppa cenni teorici, okay, dove appunto tratta la bioplastica dicendo che appunto arriva da materiale di origine naturale. E infine, giusto per farvi vedere una sua conclusione, i pro e i contro appunto anche per lui per la bioplastica. Ok, e quindi la sua conclusione dice speriamo appunto di che ci sia una riqualificazione totale degli impianti di smaltimento e nelle tecniche dei raccolti della separazione dei rifiuti per gran parte della ricerca rivolta all'utilizzo della biomassa per la produzione di bioplastiche biologiche. Si tratterebbe quasi di una conversione di rifiuti organici in plastica. E infine volevo farvi vedere il video nella produzione della bioplastica. Qua. Si tratta di un esperimento molto semplice dove l'importante è di non far evaporare troppo l'acqua perché altrimenti si rischia di bruciare l'amido. Ok, e con questo ho concluso. Grazie molte, professoressa, per il suo contributo, per averci riassunto oggi qui il progetto che appunto ha sviluppato con i suoi studenti. Sicuramente appunto l'impegno di tutti voi corsisti che avete seguito questo corso nel trasferire tantissimi concetti e argomenti importanti ai vostri studenti, sia con un supporto teorico molto diversificato e approfondito, così come con un'attività sperimentale in laboratorio per poi suscitare in loro comunque non solo lo sviluppo di nuove conoscenze, ma anche delle riflessioni molto importanti a livello non solo di chimica, ma anche di educazione civica, educazione ambientale, è sicuramente stato molto importante ed è uno strumento utile per gli adulti di domani, i cittadini di domani. Quindi appunto grazie anche a lei e a tutti voi che appunto come i suoi colleghi precedenti che hanno esposto, così come anche chi non ha presentato i progetti, sicuramente avete non solo fornito utili strumenti ai vostri studenti, ma avete anche sensibilizzato appunto gli studenti su tematiche davvero molto importanti per la società tutta. Quindi davvero grazie anche a lei per il suo contributo. A questo punto, visto che i nostri commenti saranno tutti riassunti alla fine, darei la parola forse alla professoressa Maggioni, se vuole intervenire brevemente. Sì, nel senso la mia attività è molto più semplice di quella dei colleghi perché l'ho presentata, diciamo, per delle classi prime di un istituto tecnico. Non sono ancora riuscita a concluderla perché per ragioni di orario ho dovuto un po' slittare la consegna, quindi mi manca la parte di rielaborazione con gli studenti. Adesso cerco di condividere quello che ho fatto. Diciamo, ho fornito loro, diciamo, una presentazione per introdurgli un pochino l'idea di plastica, quindi che cos'è, come si usa e come si ricicla, ma a livello molto semplice. Vediamo se riesco. Ok, a trovare le frecce. Quindi diciamo, mi sono concentrata prima sulla definizione, quindi ho chiesto loro di fare alcune piccole attività cercando la definizione di plastica, loro scelta su un dizionario cartaceo piuttosto che digitale. E quindi poi la mia idea, siccome questo lavoro gliel'ho dato da fare durante le vacanze pasquali, la mia idea è poi di commentare insieme a loro. Ho fornito poi l'indicazione su cosa fosse un polimero, un monomero,
proprio a livello base. Qualche indicazione sugli utilizzi, quindi con le plastiche principali, quindi facendo anche, fornendo loro qualche dato sugli ambiti in cui vengono utilizzati, quindi cominciando a introdurre le sigle e i nomi che per loro risultano un po' strani. E a livello proprio di struttura gli ho solo cercato di spiegargli la differenza tra reticolati e non reticolati, quindi fornendo qualche indicazione in questo senso. Gli ho introdotto la parte delle sigle, quindi per il riconoscimento un pochino più pratico delle plastiche, e ho chiesto loro poi, la seconda attività che le ho proposto è di andare a cercare negli oggetti di casa tutti questi simboli e fotografarli e caricarmeli poi sulla Classroom. C'è chi è riuscito a trovarli tutti e sette, chi ha fatto un po' più fatica, quindi poi anche qui andrò a commentare con loro quali sono quelli più comuni e quali meno. Ho poi provato a introdurgli un pochino il concetto di bioplastica e biodegradabile, quindi la differenza, e poi ho proposto loro anche il termine compostabile attraverso un video che ho trovato in rete che gli forniva qualche indicazione in più. E per quanto riguarda il riciclo, poi anche qui a livello molto generale ho spiegato le differenze tra meccanico, chimico ed energetico, e l'attività, diciamo, associata a quest'ultima parte del riciclo è stata quella di chiedere loro di informarsi sui metodi di raccolta nel loro comune, eventualmente se riuscivano a trovare qualche informazione anche sul riciclo, e qui però appunto non ho informazioni perché non ho ancora fatto con loro il commento. Associata alla presentazione, diciamo, avevo fornito loro un modulo tramite Classroom per vedere se qualche concetto era rimasto nella loro mente, quindi con domande molto semplici relative a quanto era esposto nella presentazione. Devo dire che da una prima occhiata dei risultati non tutti hanno capito che i sette simboli, diciamo, delle sigle sono associati a sette tipi di plastica, ma che in realtà ce ne sono di più, e quindi su quello bisognerà lavorare ancora un po'. Ok, grazie mille professoressa anche per questo suo intervento. Sicuramente appunto è stato anche, cioè, complimenti a tutti voi, perché appunto a seconda delle classi, dell'età degli studenti, avete comunque saputo sviluppare diversi progetti che fornissero loro degli utili strumenti, e appunto sicuramente ci sarà qualcosa da approfondire, qualcosa da sulla quale confrontarsi, non solo dal punto di vista concettuale, ma anche dal punto di vista riflessivo, diciamo. Visto che appunto avete quasi tutti per ora scelto le tematiche del appunto green chemistry, riciclo, materiali polimerici, bioplastiche, nel senso, sicuramente oltre al contributo nozionistico che avete dato ai vostri studenti, anche un contributo di tipo proprio di confronto su queste tematiche sociali molto importanti, sicuramente è stato importante. Quindi complimenti a tutti voi per i vostri lavori e per il lavoro fatto con i vostri studenti. Brevemente, c'è un ultimo progetto della professoressa De Ponti che oggi non può... non è presente, ma che poi appunto vi condividerò nella cartella, appunto nella cartella Drive. Stasera condividerò tutti i materiali per i quali avete dato l'autorizzazione alla condivisione dei vari progetti che avete preparato, e la professoressa De Ponti ha diciamo raccolto del materiale molto interessante, così integrando alcune slide ad esempio del professor Giorgini, ha sviluppato in un contesto progettuale incluso nell'Agenda 2030, con anche delle collaborazioni presso il Politecnico di Milano, un'argomentazione sulla green chemistry. Quindi lei ha preparato tutte queste slide in cui appunto ha trattato vari argomenti sempre a cavallo fra la chimica e l'educazione civica, e quindi ha preparato questo supporto validissimo con tanti riferimenti, appunto, come vedete ci sono sia riferimenti bibliografici che connessioni a siti web da cui reperire materiale molto importante,
e appunto ci terrebbe a condividerlo, e sicuramente adesso lo condividerò con tutti voi, in modo che eventualmente vi potesse servire come supporto, come spunto per didattica o comunque per formazione con i vostri studenti, possiate usufruirne. Quindi nonostante sia assente, mi faceva piacere condividere anche il suo lavoro. Direi che con i progetti abbiamo finito, con i progetti che sono stati presentati oggi. Quindi ringrazio nuovamente tutti voi, adesso lascerei la parola sia al professor Majorana che a Rita e poi a Carmine e Donatella. Quindi forse prima Carmine e Donatella, se vogliono intervenire. Prego. Mi sentite? Adesso sì. Mi sentite, sì. No, dico una cosa brevissima, una curiosità su cui mi piacerebbe avere un'informazione. Cioè nessuno si è cimentato sulla parte progettazione e sviluppo di un farmaco. Vabbè, ci possono essere tante ragioni dal punto di vista laboratoristico, meno dal punto di vista così di interesse dell'argomento e della sua funzione anche diciamo di informazione sulla vita reale e su alcune cose che succedono nel mondo. Per esempio anche la questione della proprietà industriale è un concetto che secondo me è molto importante che questi ragazzi abbiano presente. Allora, in conclusione, mi piacerebbe che ci inviaste magari qualche commento su queste vostre scelte e diciamo anzi meglio sulla vostra non scelta. Grazie, tanto per capire meglio come focalizzare gli argomenti. Infatti anch'io avevo notato la stessa cosa, volevo dire che forse non è stata affrontata questa seconda parte del nostro corso, perché gli insegnanti sono a settembre, devono presentare la loro progettazione e quindi magari non sono riusciti a introdurla bene, dati anche i tempi. Potrebbero farlo sicuramente per l'anno prossimo e quindi magari quando ci rispondono nel questionario proprio specificare se vogliono anche qualche notizia in più rispetto a questa seconda parte del nostro corso. Francesca, poi ci riassumi. E anch'io avrei fatto la stessa osservazione che ha fatto il professor Majorana, in effetti, perché tutti i lavori sono stati inerenti alla prima parte del corso. Anzi, direi che in molti, cioè si va a riprendere il lavoro del corso dello scorso anno. Probabilmente, mi sono chiesta, è stata anche proprio una questione di tempi, perché avendo finito noi con le ultime lezioni inerenti il discorso del farmaco non più di 15-20 giorni fa, effettivamente non ci sarebbero forse stati i tempi per maturare un progetto relativo a quello. Per cui probabilmente anche da parte nostra nell'organizzazione bisognerà tener conto di questo aspetto ed eventualmente posticipare le scadenze in qualche modo. Sarebbe però interessante effettivamente sentire quello che ne pensano gli insegnanti, magari se vogliono già intervenire da adesso su questo punto. L'altra cosa che volevo sottolineare e che mi fa molto piacere, ringrazio particolarmente gli insegnanti che oggi hanno voluto condividere i loro progetti presentandoli, perché io sono convinta che questo diventi uno stimolo per tutti. Quindi io inviterei anche in futuro a proprio questo percorso di condivisione che mi sembra che faccia parte del discorso della formazione in continuo.
Bene, se c'è qualche docente che vuole intervenire, se no dico due parole. Ah no, Francesca, se vuoi il resoconto della chat. Sì, esatto, tutti appunto vedono che hanno detto che è una questione di tempi, perché appunto probabilmente essendo gli interventi della parte sullo sviluppo dei farmaci terminata da poco, appunto non hanno avuto molto tempo, anche la didattica a distanza e le continue variazioni di organizzazione non hanno facilitato anche lo sviluppo in tempi stretti di questi progetti, così come ad esempio la professoressa Maggioni, che era intervenuta adesso alla fine, dice che avendo a che fare con classi prime e seconde, l'argomento delle plastiche forse si prestava di più rispetto a un argomento come la scoperta dei farmaci, soprattutto con didattica a distanza e difficoltà di appunto magari un confronto più diretto. Quindi queste mi sembrano le parole emerse dai corsisti, poi se c'è qualcuno che vuole ancora intervenire anche in diretta. Benissimo. Allora, io volevo portare in valore due o tre semplicissimi aspetti, ma in parte sono già anche emersi. Il primo è quello che oggi vi ringraziamo, abbiamo visto i vostri ragazzi protagonisti della costruzione di un sapere in modo estremamente appassionato, e anche noi ci siamo divertiti con loro in questo laboratorio che ci è stato proposto. Il secondo aspetto sul quale volevo così porre una sottolineatura è il valore della formazione di un pensiero critico, ovvero sia l'essere in grado di sostenere una tesi in modo documentato e consapevole, magari anche scostandosi rispetto a dei pregiudizi, ma appunto sviluppando un pensiero critico a seguito di una accurata sperimentazione, è un valore sicuramente a 360 gradi, soprattutto di questi tempi in quest'epoca storica in cui vige spesso l'improvvisazione o la tecnica della voce alta. Per cui ecco, trovo che la tecnica del dibattimento, no, proprio tra tesi opposte, ma ciascuna portatrice anche di punti di vista che possono essere per certi aspetti tutti condivisibili, sia comunque un elemento di valore importante. Io però vorrei provare a rovesciare la prospettiva, nel senso che vorrei chiedervi, rispetto a voi docenti, l'aver organizzato questo tipo di lavori con i ragazzi in classe non è certo la prima volta per voi, l'avrete fatto tante altre volte, però ecco, mi piace, visto che siamo qui oggi a confrontarci su questo corso di formazione, vorrei un po' capire rispetto ad esempio alle ricadute nella relazione tra colleghi, come questo tipo di interazione può aver influito positivamente e se all'interno della progettazione di un corso, di un progetto di questo tipo, l'insegnamento cooperativo è stato preso in considerazione come una possibile modalità, come una traccia di lavoro possibile in cui estendere uno spunto tematico all'interno di un'equipe di lavoro, in cui condividere ad esempio dei materiali di chimica per costruire un percorso didattico tra prima di tutto colleghi di dipartimento di chimica e poi anche all'interno per esempio di un consiglio docenti di un gruppo classe. Vorrei anche chiedervi se e come una progettualità di questo tipo, appunto poi nella vostra esperienza questa è una tra le tante, avete potuto progettare, inserire come uno degli obiettivi da raggiungere una trasformazione e in termini di miglioramento nella relazione con gli studenti e ancor più tra gli studenti, il gruppo classe, nella dinamica tra studenti e docenti. In particolar modo, immagino con quegli studenti che faticano magari un pochettino di più e che dentro a cornici di lavoro di tipo progettuale possono invece trovare una cornice di riferimento che sia
un pochettino diverso rispetto alla lezione frontale più tradizionale, per cui mi chiedevo se appunto nella progettualità aveste previsto anche delle forme di relazione all'interno del gruppo classe con il docente un po' diverse da quelle già consolidate. Una terza domanda, che appunto poi in alcuni casi le risposte già venivano, no? Magari non formalizzate, però osservando anche questi lavori, delle risposte mi venivano, però mi piace così sollecitare un po' questa riflessione anche come stimolo, no? Io non sono una chimica, ve l'ho detto già dal primo incontro in cui ci siamo conosciuti, e osservo i vostri progetti da altri punti di vista. Per cui un terzo spunto sul quale volevo riflettere è quello della misurazione dell'efficacia del processo educativo e di apprendimento. Mi sono chiesta se abbiate formalizzato degli strumenti di misurazione delle competenze raggiunte, ma anche della qualità e della risposta di interesse da parte del gruppo classe che fosse formalizzabile in modo diverso rispetto dal voto tradizionale. Proprio perché, diciamo, è una forma di progetto che si inserisce dentro la programmazione, ma che non è, come dire, la vera e propria programmazione, possiamo leggere anche dei valori aggiunti complementari che non rientrano magari dentro a quelle che sono le più usuali e formalizzate modalità di valutazione, la valutazione informale, no? E poi rispetto a voi stessi, se questa modalità e questo legame con la ricerca appunto aggiornata e con il corso dei Lincei vi ha stimolati, a me tantissimo, a una riflessione rispetto a modalità altre o possibili di progettare, programmare degli itinerari, dei percorsi con i ragazzi. È chiaro che tutti noi riceviamo sempre molti stimoli e siamo sollecitati veramente da tante cose e delle volte siamo travolti, no, anche dalle incombenze burocratiche anche all'interno della scuola. Ecco, delle volte però abbiamo la fortuna, io spero che questo corso un po' lo sia stato, di avere una sollecitazione che ci fa dire: ma che bella questa cosa, ma che bello farla così, no? Di provare proprio il gusto dell'insegnamento allo stato puro e della voglia di rimettersi in gioco come insegnanti. Io spero che questo, un po' qualche stimolo, appunto, mi sembra di sì, vedendo l'entusiasmo negli occhi dei vostri ragazzi, che chiaramente sempre riporta la gioia dell'insegnare, no? E la gioia la passione dell'insegnante, la sua competenza. Però ecco, questo secondo me è importante a livello di motivazione, perché la motivazione nostra e lo stimolo che ci viene non solo a livello appunto cognitivo, ma anche a livello educativo, transita prima di tutto da noi e dalla percezione che noi stessi abbiamo del nostro essere docenti ed educatori. Per cui mi auguro di cuore che abbiate sentito questo stimolo, questo spunto, e che questo corso abbia in qualche modo portato un contributo alla vostra professione, che è stata anche la mia professione per qualche anno, è così impegnativa, ma anche così appassionante, che è questa dell'insegnare. Spero di aver dato qualche spunto, insomma, ecco, tutto qua, senza pretesa di essere esauriente. Ci sono altri commenti? Volete? No, gli unici commenti che c'erano erano appunto che tanti corsisti, sia adesso che comunque anche dai questionari, che hanno già ricevuti due, hanno apprezzato la modalità a distanza, che sicuramente è stata utilissima a causa Covid, ma
è stata anche utile per chi è di fuori Milano per poter seguire il corso. Quindi tanti hanno chiesto se anche eventualmente per l'anno prossimo si potesse mantenere anche una modalità a distanza. Quindi adesso c'erano... Francamente io se si potesse preferirei mantenere una modalità mista quantomeno. Sì. Nel senso che quelli che gradiscono venire a sentire le lezioni presso l'istituto sono sempre i benvenuti, perché è tutto un altro rapporto, assolutamente un altro rapporto, quello diretto e quello attraverso lo schermo. Per esempio, non vedo le facce di tutti voi. Gli anni scorsi trovavo anche delle mie scolare o scolari, insomma, studenti, diciamo, più che scolari, che magari mi riconoscevano in una salutarmi, ecco. Sono banalità, ma fanno parte proprio della vita, no? Che non può essere mediata tramite uno schermo. Quindi la modalità mista penso che la proveremo sicuramente. Esclusivamente la didattica a distanza o le nostre formazioni a distanza mi trova piuttosto francamente freddo. È un mezzo utile adesso, ma è un mezzo per me un po' disumano. Sì, è però molto utile soprattutto sulle distanze, perché effettivamente io sono convinta che molti insegnanti da Cremona, da Bergamo, Leggo per esempio, eccetera, per una questione di orari, eccetera, non avrebbero potuto seguire. Secondo me i numeri alti che comunque quest'anno abbiamo avuto sono in parte dovuti anche alla possibilità di fruire a distanza per via degli orari scolastici, eccetera. Quindi penso che la modalità mista sia l'ideale, perché dal punto di vista della relazione non c'è dubbio che la presenza è infinitamente meglio. Però diciamo che ci sono dei problemi di disagio logistico che con la modalità a distanza possono essere suppliti. Sì, però se ti ricordi i numeri alti li abbiamo sempre avuti, no? Forse un anno è capitato di averli più bassi del solito. E attenzione, perché secondo me anche chiudersi in casa non è proprio una bella cosa. Io mi ricordo che tanti insegnanti dicevano che è bello venire qui in questa zona, no? È vero. Si prendevano invece che 2 ore, 3 o 4, no? E si facevano un giro. Cioè ci sono tanti aspetti, poi per carità ognuno valuta le sue possibilità, le sue necessità, eccetera, no? Però credo che se non in caso di pandemia non saremo solo a distanza, faremo misto. Era il discorso anche degli aspetti relazionali che vi dicevo prima, sì, no? Tra i corsisti, ma anche con noi, anche con i docenti, cioè sono comunque delle opportunità per uscire un po' fuori e per rimanere anche in contatto anche con l'università e col mondo della ricerca. Insomma, la relazione è alimento. Posso dire una cosa rispetto anche agli, insomma, alle domande, le stimoli che ci ha detto prima, no? Beh, intanto rispetto a questa cosa, io vengo da Como e quello che diceva il professor Majorana mi faceva molto piacere, insomma, venire a fare un giro a Brera, sinceramente, vedervi, anche se apprezzo il fatto che a volte, appunto, io avevo lezione fino all'1 e alle 2:30 ero collegata con voi, ecco, ovviamente noi dobbiamo prendere il treno e magari per altri colleghi che sono ancora più lontani, certo è una bella opportunità. Quindi penso che il misto possa essere veramente una soluzione buona. Invece per quanto un po' la riflessione sul corso, no? Per me è stato sicuramente un momento di stimolo. Non è la prima volta che appunto frequento il corso, sono un po' una storica, quindi insomma è un po' di anni che vengo lì in presenza, però è stata la prima volta che sono riuscita insieme a colleghi a utilizzare questo materiale
in collaborazione con la professoressa Pagani, che è una corsista, ma anche con altri due colleghi che non sono corsisti e ci hanno aiutato a organizzare questo progetto che appunto le ragazze prima hanno presentato. Questo ed inoltre ciò che noi abbiamo... Così, utilizzato... tutti di chimica o anche di altre discipline? No, tutti di chimica. Tutti di chimica, ok. No, no, va benissimo, era giusto così per... Sì, sì, sì. Comunque, sì, complimenti, perché è già un grandissimo risultato questo. Esatto, esatto. Tutti di chimica, i tre docenti di teoria più un docente di laboratorio hanno... contribuito, abbiamo dato loro il materiale, abbiamo condiviso, certamente ci siamo trovati prima a pianificare il lavoro, abbiamo dato il link delle conferenze, questo è stato sicuramente un valore aggiunto quest'anno, la possibilità di avere le conferenze e di condividerle con i colleghi e con i ragazzi e quindi questo è stato d'aiuto. Per esempio, io ho utilizzato le slide dello scorso anno sui Green Metrics, sull'LCA, ho utilizzato io le slide, però ho tenuto io la lezione. Dal professore Giorgetti abbiamo invece utilizzato direttamente la sua conferenza. Quindi questa cosa sicuramente è da tener conto, perché tanto più abbiamo materiale diversificato, quanto più veramente riusciamo a trasmetterlo ai ragazzi. Quindi sicuramente da un punto di vista della collaborazione, del rapporto con i colleghi è stato da stimolo. Per i ragazzi è sempre così, quando si mettono in atto, come dire, delle modalità diverse, scopri una risposta diversa da parte dei nostri ragazzi. Questo è sempre vero, anche se quest'anno è stato limitato. Noi abbiamo i laboratori, abbiamo avuto la fortuna di averli, insomma, di averli visti comunque, anche se al 50%, anche se però un pochino hanno continuato il percorso scolastico, quindi tutte le attività di laboratorio sono state in presenza, le altre attività le abbiamo condotte in parte in presenza, in parte a distanza. Però certamente, ecco, per loro è stata la prima volta di un dibattito così strutturato e quindi è stata un po' la prima volta per noi per gestirlo, la prima volta per loro per insomma realizzarlo, però è stato un momento anche di confronto per noi docenti e per loro e secondo me è stato proprio un momento importante perché è, come dire, è stato lo stimolo per ripensare a quello che abbiamo fatto e dare, come dire, una logica, una sintesi, fare un momento di sintesi anche. Sintesi critica, complimenti. Esatto. Un modo per metabolizzare la conoscenza. Sì, 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 esatto. È stato proposto in primis dalla professoressa Pagani, che adesso non interviene, ma lo voglio insomma dire. E quindi è stata una bella cosa. E, per quanto riguarda la valutazione... in realtà noi ci abbiamo un po' discusso su questo, ecco, anche per gratificare un po' chi in questo progetto ci ha messo un po' di più, chi... Poi in realtà non abbiamo dato un voto, volevamo segnalare però sul registro con, insomma, ecco, con una valutazione non tanto numerica quanto appunto di osservazione, chi è stato più capace di mantenere la propria posizione e soprattutto, come diceva lei prima, di argomentare, quello che noi vorremmo insomma insegnare ai nostri ragazzi. Quando si prende una posizione, qualsiasi essa sia, come dire, supportata da conoscenze e quindi da argomenti per poterla supportare. Ecco, quindi l'ultima cosa sulla valutazione è rimasta un po' un'idea di un piccolo giudizio, insomma, due parole per riconoscere a chi maggiormente si è informato e quindi ha saputo mettere meglio, cioè argomentare meglio la propria posizione. Certo, una valutazione determinata dall'osservazione di un processo e non da una prova finale, no? Esatto. In qualche modo, mi sembra di aver capito così. Esatto, okay. Esattamente. Benissimo, bene. Ho visto che nel frattempo tante chat ci sono state, non so se...
professore? Sì, se ce le riassumi. Sì, allora, le ultime chat appunto dicevano che c'era il discorso e il dibattito che tipo di corso i corsisti apprezzerebbero per il prossimo anno. Sì. Sembra che appunto la dinamica del misto sia migliore, perché tutti dicono che è piacevolissimo venire anche qua, ma c'era chi diceva che da Cremona deve partire alle 11 per arrivare qua alle 3 e tornare a casa alle 20. Invece quindi, sui contenuti, aspetti non sono arrivate particolari osservazioni. Anche su questi aspetti della valutazione, dell'argomentare, del sapere interpretativo. No, ci sono solo commenti al momento sul motivo per cui non sono stati scelti argomenti della seconda parte del corso. Abbiamo capito essere un problema di programmazione, di tempistiche, ma sì, per cui l'interesse l'anno c'è. Prossimo, insomma, su questo punto non ci sono. Al momento non ci sono osservazioni, se qualcuno vuole intervenire, se qualcuno vuole scriverle, assolutamente. Sì, anche se qualcuno ha suggerimenti su argomenti di interesse per l'anno prossimo. Esatto, sì. Nel questionario o comunque contattateci, noi siamo disponibili appunto per programmare un corso che sia davvero fruibile sia per argomenti che per modalità a tutti voi. Poi mi sembra anche interessante, non so. Perché no, volevo dire che io per tante ragioni volevo, se possibile, pensare di focalizzare sull'argomento ambiente, transizione ambientale e energetica. Però, mentre sulla transizione ambientale sono sicuro che possiamo trovare il livello giusto di lezione che sia utile per il docente e per gli studenti. Sulla transizione energetica avrei bisogno un po' di suggerimenti da voi, perché non so il livello di cultura così di tipo magari un filino più chimico-fisico, spettroscopico, gli studenti possono avere. Quindi non vorrei poi pensare a delle cose che sono in realtà non trasportabili in classe, per mancanza di una base. Quindi, per esempio, però questo argomento qui stiamo facendo in modo che diventi anche una linea dell'istituto. Quindi mi piacerebbe utilizzarlo nell'ambito del polo, visto che sta diventando anche una linea, si spera, dell'Italia. Pensateci e mandateci suggerimenti. Sì, nella chat non c'è niente di rilevante al momento, non so se... Ok, no, benissimo. Beh, comunque i contatti nostri li avete, per cui ecco, è importante. Bene, allora se non abbiamo altri interventi... Non so, Luigi, se vuole intervenire, il nostro tutor, c'è ancora Luigi? Sì, deve essere connesso. Se Luigi c'è, così abbiamo parlato tutto il gruppo di coordinamento. Anche solo Luigi. Per un saluto, eccolo. Sì, salve. Salve Luigi in Germania, Luigi in Germania che fa una parte del dottorato. Niente, grazie a tutti, grazie ai corsisti e niente, volevo dire che anche per me è stata una bellissima esperienza e sono contento che il corso abbia ricevuto molti consensi e niente, grazie. Speriamo di avervi ancora con noi, anche l'anno prossimo. Benissimo, Francesca, tu vuoi dire qualcosa? Come saluti? No, appunto, ringrazio tutti e voi organizzatori per l'ottimo corso che avete organizzato e per questa possibilità. Prof. Il professor Maiorana soprattutto, ma il contributo di tutti è stato fondamentale per una buona riuscita del corso. Quindi sicuramente il prof. Maiorana, ma anche Rita e Carmen e Donatella che hanno accolto... Il prof. Maiorana è d'accordo. Il prof. Maiorana è d'accordo. Hanno
poi mi dispiace, ma appunto forse era un po' terose, erano un po' troppe, quindi gli uomini, gli organizzatori erano che avete comunque accolto me, Luigi e Marta, che siamo nuovi, diciamo, in questo progetto. E grazie comunque a tutti i partecipanti con i quali abbiamo stretto un'interazione tante volte molto stretta, appunto stretta, un'interazione stretta, sta un po' male, però è così. Bene, e niente, io più che ringraziare tutti non ho nulla da aggiungere. E grazie a te Francesca, per la tua efficienza, per la tua tempestività sempre precisa. Bene. Comunque prima di giugno ci risentiremo. Sì, vi facciamo sapere anche per il libro, così almeno ecco, ci teniamo aggiornati e voi se avete suggerimenti, sì, indicazioni, ci sì, sono preziosi. Potete farle a Carmen o a Donatella. E aspettiamo le risposte del questionario per poi fare una valutazione complessiva del corso. Ottimo, ottimo. Va bene. Grazie, grazie a tutti, allora, arrivederci. Arrivederci a tutti. Grazie, grazie a voi. Grazie, arrivederci.